Salve a tutti amici di YouTube e ben ritrovati sul mio canale. Oggi, dopo mesi di ingiustificata assenza, vi porto un video sull'ultimo mio acquisto, cioè una pistola dell'APS. Buona visione. Questa pistola vi verrà fornita dentro una scatola completamente nera con chiusura tramite un bulloncino con il logo APS. Aprendo la scatola, come potete vedere, la scatola è semplicissima, non contiene niente, solamente la pistola e alcuni elementi in dotazione come O-ring in più e la chiavetta per una sostituzione rapida della bomboletta CO2. La pistola si presenta così. Semplicissima, ma con delle rifiniture abbastanza accattivanti. Un body interamente in polimero rinforzato, però con il colore satinato, si impugna veramente benissimo. Ergonomico e l'impugnatura è allungata, a differenza di un'impugnatura di una Glock che è più bombata. Ci permette una presa migliore della replica con il ris tattico per agganciarci la torcia o il laser. Carrello interamente in metallo con i loghi originali della casa costruttrice, calibro 6 mm. E tutti i codici identificativi. Da questa parte, come possiamo ben vedere, c'è la sigla CAP che sta per Combat Adaptive Pistol. Carrello veramente realizzato bene. Come pistola scatta benissimo. Scatta tutto benissimo, è tutto nella perfezione. La sicura è messa in una zona dove io non avevo mai visto, tipo la Glock è qua sotto, oppure la Colt, la 1911 qua o qua. La sicura in questa pistola si trova qua, nel grilletto. Premendo questo pulsantino, questo, il grilletto si blocca. Se invece ripremiamo il pulsantino, possiamo vedere, togliamo il caricatore, che il grilletto si sblocca. Come sentite, sono rumori abbastanza realistici. Scatta tutto benissimo. Nel caricatore c'è il classico logo APS, dove dentro c'è l'alloggio per la bomboletta CO2. Si tira su, indietro. Qua c'è la valvolina per mettere la bomboletta CO2. Però sentiamola sparare. Al più presto vi porterò un video per vedere come si comporta questa bella pistola. Grazie per aver visualizzato.